Buongiorno, 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 bentornati nel mio laboratorio. Eccoci qua. Mi sono preso un weekend lungo, una settimanina di stop. Sono stato in Umbria e vi faccio vedere cosa ho portato a casa. Ecco qua, dall'Umbria sono tornato con un bel carico di, oltre che di vino, però quello non ve lo faccio vedere, di ciliegio americano. Ne ho portato a casa molto più di questo, però in questo momento sul bancone ci sta solo questo, di Padauk e di palissandro, questo non c'entra niente. Con questi non so sinceramente cosa farci, forse delle scatoline, legno molto bello, ma un progetto intero rischia di stufare alla lunga, mentre col ciliegio americano rifarò tutto ciò che vi ho fatto vedere nel primo video, ovvero il mobiletto di ciliegio, il tavolino basso in ciliegio, lo rifarò col ciliegio americano anziché col ciliegio che avevo preso in precedenza. Il perché lo vedete subito da qua. Il ciliegio americano rimane molto più scuro rispetto a questo, che dovrebbe essere ciliegio nostrano. E diciamo si abbina molto meglio ai mobili già esistenti nella commissione che mi è stata richiesta. Quindi, ma con questi cosa fai? Li butti via? No, ovviamente non butteremo via questi, hanno già un riutilizzo. L'obiettivo di oggi è ripartire da zero andando a rifare tutto quello che abbiamo già fatto in fase di preparazione del ciliegio. L'ultima cosa che vi faccio vedere è questa. Guardate, ho installato qua, giusto per. Ecco qua, magari con la luce spenta rende di più. Guardate, una luce che mi permette di vedere molto bene quando lavoro su questa porzione di bancone. In questa porzione di bancone di solito levigo oppure assemblo, quindi è assolutamente importante che la luminosità sia adeguata. L'altra cosa che vi faccio vedere è questa. Scusate il buio, adesso passa subito. Ho aggiunto un punto luce più che altro decorativo anche qua sotto, con le luci a LED della Lidl da 1 metro, 3 euro, meno di 4 euro insomma, a batteria. E devo dire che fanno loro. Guardate. Quindi questi erano gli aggiornamenti che vi dovevo. Adesso ricominciamo a piallare, non vi faccio rivedere il tutto, ci rivediamo quando avremo tutte le parti di ciliegio americano piallate e saremo pronti per andare a lavorare le gambe, eccetera. A dopo. 2 hours later. Le assi sono piallate a filo spessore e da una costa e sono pronte per essere rifilate. Adesso quello che vi ho detto l'altra volta, fondamentalmente, dobbiamo andare a selezionare, in realtà l'ho già fatto, poi dovremmo andare a tagliare i pezzi per le gambe. Le gambe, in generale, questo mobile avrà necessità di avere venature dritte. Quindi bisogna andare a selezionare sull'asse le parti con le venature più dritte, andando a scartare, come vedete, quelle che hanno l'alburno. Ok, ad esempio, io spero si vedano i segni con la matita. Questa sarà la gamba perché la venatura è perfettamente dritta. Idem questa parte qua. Mentre questa centrale, come vedete, è più fiammata, non so come definirla. La utilizzeremo per parti che non saranno visibili.
Allora, dovevo farlo prima di spettare, comunque mi sono dimenticato, recuperiamo adesso. Questa è una feederboard, quindi un pressore per spettare, che ho visto fare da Mattia Confalonieri. Ho sostanzialmente copiato il suo modello. Lui ha una Felder, io ho una Hammer, è praticamente la stessa macchina. Più o meno, ovviamente la Felder è più bella, però diciamo come caratteristica un bellissimo motore. Questa è la N4400, però sullo sfettare va un attimino guidata. Non mi piace assolutamente la guida che hanno dato, diciamo, di serie, e dovrò cambiarla, però con questi pressori si fa veramente alla svelta. Ripeto, la potenza è incredibile, quindi va benissimo. Questi sono tutte le assi sfettate con le gambe, ovviamente ancora, diciamo, queste da portare a spessore, le gambe poi da tagliare, da troncare per benino, e sono tutti pezzi che andranno a formare il grembiule, così mi hanno detto, che sono nient'altro che questi pezzetti orizzontali che vanno a comporre la struttura. Quindi avremo quattro gambe, due pezzi, due grembiuli orizzontali, due, diciamo, in verticale, più due grembiuli che alzeranno la struttura. Come dicevo, sono andato a ricercare su ciascuna asse la venatura più rigata possibile e non fiammata. Vediamo che abbinamento salta fuori. Intanto Miriam è tornata dalla passeggiata e mi ha portato un regalo da tornire, eccolo qua. Grazie Miriam, saluta. Questo è il risultato a livello di trucioli. Vabbè, non sono tantissimi perché comunque abbiamo fatto un lavoro di fino. Queste sono le gambe, queste sono i pezzi del grembiule, tutto piallato, guardate che bello. Allora, adesso mi godrò il mio posto all'inferno, perché andrò a usare il domino per creare le giunzioni. Andremo a usare dei domino da 8 mm x 50 doppi, quindi devo dire daremo un'ottima forza
alla struttura, dopodiché faremo un assemblaggio secco e vediamo com'è venuto. Eccoci qua, come potete vedere la parte tra virgolette semplice è finita, abbiamo installato anche due pezzi verticali che è difficile farvelo vedere con i morsetti, comunque se potete vedere sporgono di meno di un centimetro in maniera tale da dare l'idea del top flottante, qui poi dovremo dare una sorta di curvatura così, ma ci penseremo in un secondo momento. Adesso comincia la parte più complessa perché, scusate il mal di testa, come potete vedere le gambe verranno rastremate, quindi questa parte qua andrà tagliata mentre questa rimane. Per questo motivo io ho già provveduto nel fare le mortase col domino, perché altrimenti sarei stato in grave difficoltà nel farle angolate, perché mi sarebbero venute avrei dovuto fare delle mortase su due facce, su una faccia non squadrata. Dopodiché ovviamente ci sarà da adeguare anche l'angolazione della gamba rastremata sul pezzo che poi ospiterà il vassoio inferiore. Quindi con questo video, in cui la parte più semplice della struttura è completata, apro e chiudo parentesi, io farò comunque un video riepilogativo del mobile. Per questo è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio del vlog dove affronteremo i temutissimi angoli. Ciao!